importante perché interessa il 100% delle aziende, quindi non solo dell'information technology, tutte le aziende dovranno mettersi a norma entro maggio del 2018 per essere compliant alle nuove regole sulla protezione dei dati. Quindi è sicuramente un impegno per le aziende, ma rappresenta anche sicuramente per le aziende dell'information technology un'opportunità di business, in quanto le infrastrutture di tutte le aziende dovranno essere adeguate per il trattamento e la sicurezza dei dati. Il ruolo di Tech Data è quello del distributore di nuova generazione che vogliamo essere, ovvero quello di collegare i puntini, connecting the dots, come dicono in America, ovvero di offrire ai nostri partner una soluzione completa, quindi non una singola offerta di prodotto, ma una soluzione composta anche da più attori, quindi da più vendor che noi distribuiamo, che siano in grado di fornire una soluzione utile a risolvere un problema di business. In questo caso, per quanto riguarda il tema della GDPR, tutta l'infrastruttura tecnologica necessaria alle aziende per essere a norma e compliant, anche dal punto di vista dell'infrastruttura come protezione dei dati e di sicurezza nel tema GDPR, può essere offerto a Tech Data in un'unica soluzione, mettendo insieme, quindi collegando i puntini, tra tutti i vendor che distribuiamo inerenti all'offerta in merito alla problematica della GDPR. Tech Data innanzitutto è uno dei nostri distributori, quindi la cosa più importante è la relazione che c'è tra noi e loro, ed è per noi molto importante avere un canale di distribuzione che sia in grado di offrire ai nostri partner, quindi a tutti i rivenditori, le informazioni corrette rispetto alla GDPR ad esempio, e l'evento che oggi stiamo facendo con loro ne è un esempio lampante. Cioè oggi insieme a Tech Data stiamo facendo un evento dedicato alla GDPR proprio per poter dare ai nostri rivenditori quelle informazioni di base che consentano a loro poi di sviluppare le proprie soluzioni e capire soprattutto che cosa c'è alla base della GDPR e come può essere utilizzata in ambito di sviluppo business. Quindi che cosa poi possiamo fare insieme. Tech Data per noi è quindi un punto di riferimento, perché attraverso Tech Data si riesce a raggiungere un numero importante di strutture che con noi possono poi collaborare. Da questo punto di vista Microsoft svolge un triplice ruolo, in quanto deve chiaramente adeguare quelli che sono i propri strumenti alla GDPR, in quanto ha dei dipendenti che sono cittadini europei, ma anche dati di clienti e di partner che sono dei cittadini europei. Questa esperienza poi la mettiamo in pratica dando dei servizi nel cloud che i nostri clienti e partner possono usufruire e che noi dichiariamo già nei nostri contratti che saranno conformi al GDPR a partire dal 25 maggio 2018, e in più diamo degli strumenti invece on-premise da installare e configurare nei data center dei clienti o dei partner che andranno poi opportunamente gestiti, e mettiamo a disposizione di cliente e partner l'esperienza nostra e dei sistemi integrator o degli altri di partner di compliance che usufruiscono delle nostre tecnologie. In particolare, quali sono le soluzioni che ne diamo? La prima è Microsoft 365. Microsoft 365 è una suite che tiene al suo interno soluzioni correlate al device Windows 10, alla componente di identity e di security e alle componenti di collaboration. Poi abbiamo Azure, che è la nostra infrastruttura cloud per i servizi Infrastructure as a Service e Platform as a Services, e in ultimo ma non per ultimo le nostre soluzioni di SQL per quanto riguarda i database e Dynamics per quanto riguarda il CRM online.